Il battesimo è la festa della luce, perché è la fede che si accende nei bambini, arrivati come dono di Dio nella vita dei genitori. Papa Francesco guarda sorridenti i piccoli tra le braccia delle mamme e dei papà, pronti a ricevere il sacramento in Cappella Sistina nella festa del battesimo del Signore, ultima domenica del tempo di Natale. Sono 28 i bambini, 15 maschietti e 13 femminucce. C'è chi è pacioso e chi invece si lamenta. Il papà se ne accorge e nella breve omelia a braccio fa cenno al coro di pianti e strelletti. E poi è incominciato il concerto, è perché i bambini si trovano in un posto che non conoscono, sono alzati prima del solito forse, incomincia uno, da la nota e poi gli altri scimmiotano e tutti si fa e alcuni piangono semplicemente perché ha pianto l'altro e Gesù ha fatto lo stesso. A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stato un pianto, la prima. E poi, come la cerimonia è un po' lunga, qualcuno piange di fame. Se è così, a voi mamme, allattateli, senza paura, con tutta normalità, come la Madonna allattava Gesù. Immagini familiari che rendono il capolavoro di Michelangelo una semplice casa dalle porte aperte, inondata dalla luce della fede che illumina i cuori. Il battesimo, sottolinea il Papa, si chiamava illuminazione perché fa vedere le cose con un'altra luce. La fede non è recitare il credo le domeniche quando andiamo a messa. Non è solo questo. La fede è credere quello che è la verità. Dio Padre che ha inviato il suo Figlio e lo Spirito che ci vivifica. Ma anche la fede è affidarsi a Dio. E questo voi dovete insegnare loro, con il vostro esempio, con la vostra vita. Una grande responsabilità per i genitori e per i padrini, entrambi custodi di un dono prezioso e grande. Voi avete chiesto la fede, la Chiesa dà la fede ai vostri figli col battesimo e voi avete il compito di farla crescere, custodirla e che divenga testimonianza per tutti gli altri. Dopo l'omelia, Papa Francesco battezza con l'acqua benedetta i 28 bambini, scandendo i loro nomi. Nei segni del sacramento, la veste bianca, l'unzione con il crisma, la candela, c'è la vita nuova dei bambini, l'essere la luce del mondo perché riflesso della luce di Dio. All'Angelus, ricordando il battesimo dei piccoli e di un catecumeno avvenuto il giorno prima, il pontefice sottolinea che la testimonianza per gli altri si rende con mitezza, fermezza e senza imposizione, ma per attrazione. Siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore.